Un grande ritorno, un grandissimo ritorno su Pensieri Democratici, Pippo Civati. In questi due anni sono cambiate tante cose. No, non è cambiato niente. Eh no, eri consigliere regionale in Lombardia. Alle persone non interessa quello che cambia per i politici, interessa che c'è lo stesso Presidente della Repubblica, lo stesso governo. Anzi, anni fa non c'era ancora Monti, si sperava in un'alternativa più secca. Noi siamo nelle stesse condizioni di allora, siamo al governo con Berlusconi e... ci sono altre novità. Sì. È un piacere di vedermi. Sì. Grazie. Sì, ci sono delle novità. Ci devi togliere una curiosità. Sì. Tu ti senti più pontiere, ormai i quotidiani nazionali ti hanno definito, ti hanno etichettato come il pontiere della sinistra, o più come il pompiere della sinistra per i problemi interni del PD e della sinistra in generale? No, qui più che il pompiere ci vuole proprio la protezione civile. Soprattutto con ovviamente l'accento su civile. C'è bisogno di costruire un centro-sinistra che non c'è, che è diviso in mille pezzi, possiamo dire, perché il PD stesso si divide in correnti. Oggi c'è un appassionante dibattito tra D'Alema e Renzi, la 102esima puntata del serial. 102? 102 siamo arrivati, 101 è una... e c'è Grillo, c'è Sella, ci sono un sacco di pezzi che non comunicano tra loro e che forse invece dovrebbero essere l'orizzonte nel quale ci muoviamo noi. A livello di comunicazione, il PD manda dei segnali strani, è l'unico partito che ha uno statuto variabile. In base ai candidati viene cambiato. Ma secondo te lo statuto buono, valido per un partito di massa quale dovrebbe essere il PD? Il problema non mi pare essere quello dello statuto. Cioè, con tutto quello che non va nel PD, non mi pare che il problema sia statutario. Anzi, cambiare le regole è sbagliato, cercando di spiegarlo, fra un po' farò dei cartelli per spiegare questa cosa. È sbagliato perché poi c'è qualcuno che dice che vengono cambiate apposta per penalizzare Cooperlo, lo dico sorridendo perché nessuno ha mai pensato a questa eventualità, però insomma non funziona così, c'è una costituzione per noi, no, nella nostra vita interna, che è lo statuto del Partito Democratico, se lo si cambia lo si deve fare in tempi non sospetti. Una maggioranza diversa è possibile in Italia? Una maggioranza diversa è assolutamente possibile, secondo me è anche è possibile ragionare su una maggioranza diversa in quel Parlamento, ma ne parliamo più avanti perché adesso è estate e ci sono le larghe intese. Pippo Civati da grande cosa vuol fare? Lo so, è 30 anni che ti fanno questa domanda, però... Io da grande voglio fare segretario del PC da grande, tra qualche mese. Ah, quindi ufficiale? Ma sì, non so più come dire. No, ti fanno il giochino di dire che non si va fino in fondo, ma... volta si va a finire. Allora Pippo, chi non è il governissimo, io vado in fondissimo. Pippo, chi non è iscritto in questo momento al PD per poterti votare, per poterti aiutare? Se si iscrive, insomma, fa un investimento sul futuro, diciamo così. Se non si iscrive, io penso, spero, mi auguro che vogliano farlo partecipare e farlo votare lo stesso. Ieri Epifani ha parlato di primarie aperte. E ci mancherebbe altro. Che Epifani è soltanto un arbitro di questa fase, dovrebbe portarci al congresso, un po' la svelta perché ci ha messo un mese a fare la segreteria, un mese a fare le regole, insomma, è un po' lunga. Un'ultima domanda Pippo, anzi, un richiamo. Sì. Troppo spesso sentiamo dai politici, da voi, sì, parlare il mercato del lavoro, bisogna disciplinare, le regole, le entrate, in Italia manca il lavoro. Sì. In Italia l'Italia ha un problema di prodotto e di costi del lavoro, ma perché non cominciate ad affrontare seriamente l'emergenza del lavoro partendo dalla base, il mercato del lavoro, poi dopo ne discutiamo di conseguenza. No, ma io sono d'accordo con te, troppe formule, è un po' come per la politica, il problema non è il trovare la parola giusta, l'espressione, la norma, il problema è ritornare a crescere e farlo partendo da un modello di sviluppo diverso, per prima cosa investendo su quei settori per cui l'Italia dovrebbe essere un paese avanzato, non un paese che stenta come quello che conosciamo. Per cui io sono per fare questo tipo di riflessione, mi auguro che lo vogliano fare sia le parti sociali che la politica in questi prossimi mesi. Più difficile fare il politico illuminato del PD o il papà? No, è più difficile, il papà è bellissimo, fare il politico illuminato del PD è quasi impossibile, ma a noi piacciono le cose impossibili. Grazie molto per la tua disponibilità, non facciamo passare altri due anni però. No, l'importante è che sia accesa la telecamera. È accesissima, grazie.